Florence, 19 maggio 2023. Lo stato di emergenza regionale per il maltempo che ha colpito il Mugello di Alto Firmato. Questo è stato comunicato dal presidente della regione toscana Eugenio Giani, che oggi ha fatto un'ispezione a Firenzuola e nelle colpite Mugello. Qui spiega il governatore: ci sono state oltre 180 frane in due giorni. Le frane hanno colpito e in molti casi hanno bloccato le strade stradali municipali e provinciali, ancora più reso conto degli effetti del maltempo. Nardella, quasi 30 milioni di danni, quasi 30 milioni di danni solo sulle strade provinciali causate da maltempo e frane. Questa è la prima stima completamente sommaria e provvisoria fatta dai tecnici della città metropolitana della situazione sul Mugello Superiore a margine di un'iniziativa della città. Quando la situazione è stabilizzata, sarà possibile fare una quantificazione più dettagliata danni, sottolinea punto aggiungi per firmare gli ordini chiusura delle strade, consentendo il passaggio veicoli emergenza e, ove possibile, quello dei residenti con veicoli leggeri. In aggiunta a questo, è in corso il monitoraggio dei movimenti della frana più di 30 sulle strade provinciali. Un lavoro che sarà particolarmente intenso per i due giorni di piogge previste, dato che non possiamo escludere che queste frane possano continuare. I comuni più colpiti oltre a Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, per il governatore tra i comuni dell'Alta Mugello colpiti dal maltempo, anche San Gaudenzio deve essere inserito. Questi quattro comuni, sottolineato il presidente Giani, avevano un enorme danno territoriale punto acqua irregolare e non abbiamo avuto alluvioni, anche perché siamo nella parte superiore della montagna. Inoltre, non abbiamo avuto danni alle persone e, ad oggi, alle cose. Vedere, tuttavia, le frane continue. La montagna, ha concluso il presidente, sta subendo profondi cambiamenti. 60 persone evacuate nel frattempo. Secondo quanto annunciato dalla Prefettura di Firenze, l'evacuazione dei 60 ospiti del centro di meditazione olistica, grazie a un elicottero della flotta dei Vigili del Fuoco, si è conclusa ieri a Marradi. Monni verso lo stato di emergenza nazionale per quanto riguarda le stime sui danni. Solano sulle strade provinciali, ha detto Monni, parliamo decine di milioni, il numero frane è enorme e dobbiamo ancora valutare il danno alle strade municipali. Per la stima generale che stiamo facendo una ricognizione generale insieme alla città metropolitana e all'Università di Florence. Romagnola Tosco Romape, la 67 Tosco Romagnola State Road sarà riaperta la mattina di sabato 20 maggio, a San Gaudenzio, dove era stato temporaneamente chiuso a causa di una frana che ha danneggiato il corpo della strada. Il transito sarà regolato a il modo si alterna al semaforo per consentire i lavori di consolidamento e restauro, lanciati da ANAS con una procedura di urgenza. Il completamento è previsto nella prima metà di luglio.